Grazie Eccellenza. Con i nostri emendamenti abbiamo presentato due emendamenti. Il primo è soppressivo del comma 1 dell'articolo 39 che ha appena letto il segretario Celli. In subordine presentiamo un altro emendamento, modificativo sempre del comma 1, in cui andiamo a indicare che non deve essere, a nostro avviso, il Congresso di Stato ad adottare il decreto che disciplina le modalità di copertura temporanea dei profili di ruolo, bensì indichiamo che questa attività, questo compito, debba essere svolta dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica. Quindi diciamo, la ratio che sta alla base di questo emendamento è il fatto di togliere un'attività che a nostro avviso contiene degli elementi di discrezionalità se rimane in capo al Congresso di Stato ed assegnarla invece direttamente all'amministrazione pubblica. Grazie. Grazie Eccellenza, ma per rimarcare le indicazioni già date in fase di presentazione dell'emendamento da parte della collega Bucci e integrandole con questa osservazione, dunque nel comma 1, che è quello che noi andiamo a modificare, si fa esplicito riferimento al comma 4 dell'articolo 63 della legge 188 del 2011. Se noi andiamo a leggere questo articolo, questo comma, recita queste testuali parole: nel superiore interesse dell'efficiente e regolare svolgimento dell'attività amministrativa, qualora durante il periodo che intercorre tra una revisione e la successiva emergano esigenze urgenti di professionalità non previste dal fabbisogno, quest'ultimo può essere integrato in via temporanea e comunque fino alla successiva revisione, si intende ovviamente del fabbisogno, con atto dei competenti organi della Direzione Generale della Funzione Pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Allora, qui è estremamente chiaro il comma 4 dell'articolo 63. Il comma 4 che cosa sancisce? Sancisce la separazione netta fra il potere politico e l'amministrazione. Quindi dice: c'è una Direzione Generale della Funzione Pubblica, c'è un fabbisogno che è lì scolpito sulla pietra in maniera secondo me anche irrazionale, ma va bene, insomma è una legge, e è lì. Se però si presentano necessità temporanee o comunque necessità di nuove professionalità perché magari si implementa un nuovo servizio e quel dipendente non era previsto dal fabbisogno precedente, in attesa della revisione triennale del fabbisogno, è la Direzione Generale della Funzione Pubblica che va ad integrare temporaneamente. Questo è l'elemento, attenzione, importantissimo. Qua invece si va a stabilire che tutto ciò che qua è delegato alla Direzione Generale della Funzione Pubblica la fa il Congresso di Stato. Vedo il segretario Literi che no, no, ma mi fa piacere, ecco, però quindi che non è d'accordo con questa lettura. Se non è d'accordo con questa lettura, e io mi auguro e ho motivo di credere, conoscendolo, che non è questa l'intenzione, forse però l'articolo non è scritto benissimo, perché l'intendimento che io ho avuto e che abbiamo avuto anche, insomma, con coloro con cui ci siamo confrontati, è quello. Qui si stabilisce nel primo comma di questo articolo che il Congresso di Stato è delegato ad adottare decreto per la disciplina delle modalità di copertura, e qui è ovvio che alla fine un decreto deve esserci, previsti dal settore pubblico allargato e dalle eventuali integrazioni dello stesso di cui l'articolo 63,4 della legge, che è quella che abbiamo visto, per la revisione, e per la revisione delle norme relative alle procedure concorsuali e al reclutamento a tempo indeterminato di persone da inquadrarsi in profili di ruolo sino al terzo grado. Siccome c'è un ampliamento rispetto a ciò che è previsto dal comma 4, cioè revisione delle norme, le procedure concorsuali, eccetera, eccetera, è a mio avviso evidente che questo decreto è un decreto che deve essere svolto dal Congresso di Stato.
problema è che il Congresso di Stato non può intervenire per via della separazione delle funzioni politica e amministrativa sul fabbisogno, nemmeno per le fasi temporanee, e qui invece si parla addirittura di personale indeterminato. Insomma. Quindi ecco, se possono venire dei chiarimenti dal segretario agli interni mi farebbe molto piacere. Se c'è la volontà, magari, se questa è la volontà, cioè se la volontà è quella di stabilire che il Congresso solo in fase finale, dopo le indicazioni della Direzione Generale della Funzione Pubblica, fa un decreto che prende atto di quelle indicazioni, allora se c'è la disponibilità per integrare l'articolo, ecco, credo che sarebbe meglio, perché insomma, poi siccome le leggi non ammettono la loro ignoranza, devono essere anche facilmente leggibili e interpretabili.